si preannuncia una gara dagli elevati contenuti tecnico-tattici. Squadra a caccia della vittoria, pronta a darsi battaglia per i prossimi 90 minuti. Amici a casa, rimanete incollati al televisore, non andate via, ci siamo. Sta il velodrome di Marsiglia che apre le porte per il match in programma oggi. Piero Gepardo vi dà il benvenuto, un saluto anche a Lele Adani. Incontro che promette di regalare spettacolo. Entrambe le squadre hanno qualità, cosa che almeno sulla carta è sempre garanzia di spettacolo. Staremo a vedere. Amici e amiche che ci state seguendo da casa, preparatevi, perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle oggi. Puro football. Provano a farsi vedere in avanti. Solomon. L'arbitro applica il vantaggio. Sfuma la possibilità di lasciar giocare perché non c'è il vantaggio, dunque punizione. Francia che si affida dunque a questi 11 per cominciare il match. Magnon per la porta. Difesa che vede l'impiego di Theo Hernandez con Klaus ai lati. Kylian Mbappé insieme a Coman sull'ala. In avanti giocano con una sola punta, vedremo se basterà per tenere impegnata la difesa avversaria. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scenderanno in campo gli ospiti. Scendono in campo con il 4-3-3, tridente offensivo composto da un attaccante centrale e da due esterni che agiranno defilati. È un modulo speculare a quello avversario. Un assetto decisamente offensivo, lascerebbe presagire una partita ricca di occasioni da rete. Le due difese saranno messe a dura prova. Occhio alle marcature, Pier. Kingsley Coman. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Intercetta palla, vediamo se la sfruttano. Tenta l'imbucata. Azione che sembra interessante. Adrien Rabiot. Sale Camavinga. Si inserisce bene e recupera. Daza. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Perez. La legge bene e intercetta. Occhio all'avanzata della Francia. Perde il possesso la Francia. Prova a far salire la squadra. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Coman. Ecco l'efficace qui. Solomon. Palla interessante. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Super parata qui. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Senza problemi il portiere su questo corner, nonostante il contatto con l'avversario. Mbappé. Ecco Rabiot. Suggerimento per Mbappé. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Rabiot. Mbappé. Theo Hernandez. Buona protezione del pallone qui. Fa filtrare un pallone interessante. Sicuro qui il portiere. Prosegue spedito ancora. Hernandez. La gioca Mbappé.
la spazza via. Rabiot. Perez. Taglia al centro. Ottima lettura difensiva. Konaté. Messo in movimento Klaus. Coman. La cede a Camavinga. Rabiot. Antoine Griezmann. C'è la conclusione di Griezmann. C'è la respinta del portiere. Occhio, l'azione non è finita. Può bastare, dice l'arbitro. Si chiude il primo tempo. Doveva essere l'arma in più e invece fino a questo momento Griezmann si è visto poco. Sta faticando. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, grande equilibrio fin qui in campo. Rabiot. Hernandez. L'appoggia su Griezmann. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Weisman. Perez. Gloak. Niente da fare, il difensore recupera. Ecco Rabiot. C'è la spinta dei francesi. Mbappé. C'è la conclusione di Griezmann. Tiro respinto. Coman. Ha spazio per andare. Sbaglia clamorosamente davanti al portiere. Pallone che termina fuori. Ha provato a piazzarla, ma davvero la mira è stata completamente sbagliata. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. Vantaggio, il gioco prosegue. Ci mette il corpo per proteggere il pallone. Brutto errore. Controlla il possesso del pallone. Weisman. Scocca la conclusione. Bel tentativo, peccato per la mira. Cambiano tutti e due gli allenatori. Theo Hernandez. Stanno rinunciando all'iniziativa, invitando gli avversari a salire, magari a scoprirsi. Palla profonda di Dembélé. Pallone interessante, può involarsi verso la porta. Ribatte il portiere, pallone ancora buono. Pallone in gioco, attenzione. Si rimane come prima. Gloak. Abufani. Prosegue nella sua corsa. Palla molto interessante. Ferma l'azione e recupera la sfera.
c'è campo per andare, attenzione, prova l'imbucata per il compagno ed è gol. Ce ne hanno messo di tempo, ma finalmente è arrivato l'1-0. Meglio tardi che mai, Pier. Magari ora la partita potrebbe anche sbloccarsi. Possiamo rivedere il gol di poco fa. Portiere non esente da colpe sulla conclusione. Poco reattivo, si è fatto sorprendere sul suo palo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Occhio all'avanzata della Francia. Va via di fisico Theo Hernandez. Hernandez. Occhio, qui può nascere qualcosa di importante. Pallone spazzato via. Abada. Gloak. Finale di gara all'insegna dell'equilibrio, con la Francia che però ha il vantaggio e lo vuole difendere fino all'ultimo. Devono resistere ancora un po' prima di festeggiare questa vittoria e dimostrare di essere più... Traversa, pallone ancora in gioco. Sono riusciti a rimetterla in piedi proprio nel finale. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare la rapidità di esecuzione. Ha ribadito in rete di prima intenzione dopo che il tentativo precedente era stato respinto dai legni. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Rabiot. Palla per Dembélé. Camavinga. 5 minuti alla fine. Serve un gol per cambiare i binari di questa gara. Dembélé. La cede a Camavinga. Klaus. Attacca la Francia a caccia del gol partita. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Grande lettura, ha sventato il pericolo. Ousmane Dembélé. Ottimo l'intercetto del pallone. Quarto uomo esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Gloak. Solomon. Finisce qui senza vincitori né vinti dopo i 90 minuti.